audizione come seguito dell'indagine conoscitiva sulla conferenza sul futuro dell'Europa. Oggi audiremo i rappresentanti della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e in videoconferenza di rappresentanti del Comitato Europeo delle Regioni, dell'UPI e dell'UNCEM. Comunico, ai sensi dell'articolo 33,4 del Regolamento del Senato, che è stata richiesta l'attivazione del circuito audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e sulla web TV Senato e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Non essendoci osservazioni, non eleggo, a tale forma di pubblicità la riteniamo adottata per il prosieguo dei lavori. Avverto inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Colleghe e colleghi, oggi riprendiamo i lavori dell'indagine conoscitiva sulla conferenza sul futuro dell'Europa che le commissioni affari esteri ed europei di Senato e Camera stanno conducendo da alcuni mesi. Abbiamo avuto un po' qualche interruzione di qualche settimana in attesa che si insediasse la conferenza. Siamo entrati nel vivo con la creazione di 9 gruppi di lavoro tematici, con lo svolgimento delle prime 2 sessioni plenarie. L'ultima si è svolta il 23 ottobre. Sono stati nominati i 4 parlamentari che rappresentano l'Italia nella conferenza e anche uno dei nostri auditi di oggi, il Presidente Ciabetti, fa parte della conferenza in qualità di membro del Comitato delle Regioni. Oltre alle innovazioni istituzionali che la conferenza è chiamata a valutare e proporre, ci sono i 9 temi principali cui corrispondono i rispettivi gruppi di lavoro. E mi permetto di ricordare che molti di questi temi, tra i quali la democrazia europea, l'ambiente, l'occupazione e la salute, intrecciano competenze europee, nazionali e regionali, dove quindi un contributo sostanziale da parte degli amici che sentiremo oggi è particolarmente importante ed è anche per questo che noi li abbiamo voluti audire con tempestività. D'altra parte, l'Unione Europea si fonda anche sul principio di sussidiarietà che distribuisce le competenze secondo il livello di governo più adeguato al loro più efficace esercizio e che rende necessario il confronto con chi quelle competenze è chiamato in concreto ad esercitarle. Ma non mi dilungo oltre per non togliere spazio ai nostri ospiti di oggi che rappresentano le regioni e gli enti locali. Ci sarebbe da dilungarsi, visto i temi di attualità, visto diciamo che molto spesso anche negli Stati europei si dimentica la gerarchia diciamo, delle fonti e quindi tra lo Stato di diritto e qualche resistenza di troppo nel legiferare per risolvere ataviche procedure di infrazione aperte con l'Europa, ma insomma. È utile oggi sentire i nostri colleghi delle assemblee legislative delle regioni in primis e delle province autonome e quindi darei la parola al Presidente Zanin, invitandolo sin da ora, ove non lo avesse già fatto, poi a depositare anche una memoria che possa aiutare i colleghi nella stesura del documento conclusivo dell'indagine. Dopo la sua introduzione, i colleghi potranno porre eventuali domande. Evidentemente i colleghi, mi riferisco soprattutto e anche e soprattutto a quelli che si collegheranno in remoto, perché la pandemia poi ci ha consegnato anche questa utilità del remoto per poter svolgere le audizioni ed anzi fino ad oggi le abbiamo realizzate solo in quella forma esclusiva. Con lei, Presidente, ritorniamo alla cosiddetta normalità della presenza che ci restituisce anche il piacere di salutarla personalmente e di ringraziarla della disponibilità e cortesia. Le do subito la parola, prego. Questo funziona. Grazie Presidente Stefano, un saluto a te e a tutti i senatori onorevoli presenti e collegati. E credo che sia, ecco, importante instaurare questo dialogo tra le autonomie, le regioni e il Parlamento
visto che insomma questa consuetudine è una consuetudine che già ha portato alcuni frutti positivi, penso per quanto riguarda le questioni regionali affrontate nella Commissione delle Politiche Europee, nelle Commissioni Affari Istituzionali abbiamo lavorato molto per quanto riguarda sul rapporto sullo stato della legislazione, che tra l'altro è stato presentato proprio qualche settimana fa a Bari alla presenza del senatore Ceccanti. E per quanto riguarda l'argomento sulla conferenza sud dell'Europa, non possiamo non prendere partire da quello che ha detto il 15 settembre la commissaria Ursula von der Leyen, che dettando quelli che erano i punti importanti sul quale chiedere il contributo da parte non solo dei rappresentanti eletti ma anche del popolo europeo in genere, aveva definito appunto alcuni assi principali, che sono quelli che poi tra l'altro vediamo anche sui giornali riportati in maniera quasi quotidiana, quindi il discorso sulla transizione ecologica, l'Europa verde, per cercare di trovare i finanziamenti necessari per completare questo tipo di transizione verso la neutralità carbonica, l'Europa digitale, fondamentale non solo per collegare le aree interne del nostro paese, dell'Europa in genere, al sistema più complessivo della gestione dei dati a livello europeo e mondiale, ma anche per una riflessione che, partendo dalle regioni e anche dagli stati nazionali, arrivando fino in Europa, deve porre l'attenzione di tutti i decisori, che è quella della gestione dei big data, quindi di immaginare la possibilità di avere a livello europeo un gestore dei dati autonomo rispetto ai gestori che oggi si trovano, che risiedono in paesi diversi, segnatamente gli Stati Uniti e la Cina, e che sono di fatto poi non di proprietà pubblica ma sono di proprietà privata. Quindi la gestione del dato, capire, profilare, come si dice, i cittadini, è voglio dire una risorsa strategica che in qualche modo l'Europa deve porsi come obiettivo, la possibilità di avere con un gestore europeo magari organizzato per stati e per regioni a livello quindi appunto europeo, e gestito ove possibile attraverso data center pubblici. Per passare poi all'idea di una politica estera di difesa, il problema dei giovani per quanto riguarda più che altro il loro futuro, inteso come capacità di poter avere una previdenza che in qualche modo, o prima di tutto un lavoro e poi una previdenza che in qualche modo li accompagna alla parte finale della vita, cosa oggi non scontata rispetto alla condizione che abbiamo oggi noi. Per finire con il problema della libertà, dei valori europei da scolpire sulla pietra per avere un'autonomia in termini anche di rappresentatività e di responsabilità rispetto poi al panorama più globale. E poi lo Stato di diritto, che insomma abbiamo visto anche nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, insomma anche in Europa ci sono angoli visuali diversi che addirittura rischiano di comprometterne fin dalle fondamenta il significato e voglio dire anche l'obiettivo di sussidiarietà, come dicevi tu Presidente, che dovrebbe invece guidare tutti i popoli europei. E su questo credo che una parola forte la conferenza dovrà dirla, perché senza Stato di diritto non c'è Unione Europea, secondo me. E questo è grande, per chiudere su una parte altrettanto fondamentale, è quella delle regole. La Commissione ha rilasciato recentemente una decisione relativa alla better regulation, al legiferare meglio, e quindi è chiaro che questi grandi assi su quale costruire il futuro dell'Europa, il significato stesso dell'Unione Europea, poi deve basarsi su una capacità legislativa che sia il più possibile di qualità. Su questo insomma credo che anche il nostro Paese deve in qualche modo riflettere, visto che poi tra l'altro come componente del Comitato delle Regioni, in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, come vicepresidente della conferenza delle assemblee legislative europee, sono relatore per il Comitato delle Regioni proprio del parere degli enti locali e delle regioni su questa qualità, sulla better regulation, sulla qualità legislativa. E su questo credo che in proseguo ci sia necessità di un confronto diretto tra assemblee legislative regionali e Parlamento italiano per definire criteri, modalità e anche obiettivi comuni. A questi assi principali su cui si è costruita
il processo di definizione della conferenza sul futuro dell'Europa si innestano completamente anche, grazie, si innestano anche in maniera coerente, devo dire, e complementare quelli che sono sia il programma che la Commissione ha licenziato nelle settimane scorse per 2022, ma anche, voglio dire, in coerenza sono i pilastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prendono le mosse dai sei pilastri fondamentali del Next Generation EU, e quindi anche ancora la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività, la cultura, il turismo, l'evoluzione verde, la transizione ecologica, le infrastrutture, le istituzioni, la ricerca, l'inclusione, la coesione e la salute. E proprio a proposito del programma di lavoro che la Commissione, il coordinamento che presiedo delle politiche europee presso la conferenza delle assemblee legislative della regione e delle province autonome ha proprio prodotto un documento che poi lascerò agli atti, nella quale abbiamo fatto la sintesi delle sessioni europee che si sono tenute nei consigli regionali del nostro Paese relativamente al 2001. Su questo, sulla sessione europea, voglio spendere in qualche modo una parola, intendendo che forse ancora non si è appreso in maniera compiuta nelle regioni, e per questo la conferenza ha attivato questo coordinamento, il potenziale che c'è nella sessione europea, perché partecipare alla fase ascendente in maniera propositiva e anche critica nel processo legislativo europeo consente a evitare eventualmente ricadute una volta che le norme diventano obbligatorie e stringenti per i paesi negative, pensiamo anche qua, diciamo, a onore della cronaca, tutta la questione sulle concessioni e su tutta una serie di altri problemi che una volta che si sono determinate le decisioni europee poi hanno una ricaduta sulla pelle diretta delle imprese, delle famiglie, delle nostre comunità. E quindi su questa fase ascendente, sulla sessione europea, ho avuto modo, tra l'altro, Presidente, già di incontrarti qualche mese fa, credo che per il 2022 potremo, attraverso il coordinamento, in maniera sempre più stringente fare un lavoro di sintesi e anche di condivisione. Anzi, a tal proposito, magari propongo la possibilità che un rappresentante magari della Commissione del Senato, comunque un rappresentante del Parlamento che tu vorrai individuare o la Commissione vorrà individuare, magari possa partecipare operativamente ai lavori di questo coordinamento per tenere in stretta connessione l'attività delle regioni con l'attività del Parlamento. E proprio questa è, diciamo, una finalità importante, perché è chiaro che qualsiasi sarà la decisione della conferenza sull'Europa del domani, questa necessariamente dovrà avvenire attraverso una condivisione di obiettivi, di progetti e di programmi tra Parlamento, regioni, comunità locali, per eurodeputati, per far sì che in qualche modo la presenza voglio dire, e la voce del nostro Paese si senta in maniera propositiva e anche concreta per obiettivi chiari e condivisi all'interno dei documenti finali della conferenza. Chiaro che stiamo parlando di una conferenza che è partita col freno a mano tirato dovuto al fatto che c'è stata questa pandemia, perché gli assi principali del coinvolgimento del cittadino europeo che hanno immaginato coloro che hanno progettato la conferenza sono di fatto, sì, da una parte la capacità di audire i rappresentanti delle comunità attraverso appunto il Parlamento, le assemblee legislative eccetera, ma un'altra parte fondamentale su cui loro hanno puntato è audire direttamente i cittadini attraverso tutta una serie di strumenti, dal referendum, dalle convention, dai momenti di incontro, dalla possibilità di sentire il privato sociale organizzato, eccetera, che però deve porsi in qualche modo in attenzione, perché i lavori della conferenza, registriamo che dal punto di vista del ritorno, del feedback di queste consultazioni dirette con i cittadini, sinceramente non è che abbiamo uno standing di prospettiva dell'Europa degno di questo nome, perché il cittadino è portatore molte volte, voglio dire, di interessi personali limitati territorialmente, anche dal punto di vista sociale ed economico, che chiaramente hanno sì dignità di entrare nel percorso decisionale sul futuro dell'Europa, ma hanno, voglio dire, un impatto su una piccola parte rispetto a quelli che sono
le prospettive che invece deve dare coloro che insomma, sono chiamati a costruire questa Europa del domani. È chiaro che io non condivido, e qui lo dico, cioè il fatto di aver dato all'interno di questa bilancia del confronto maggiore attenzione al cittadino in un'ottica di democrazia partecipata e meno alla democrazia rappresentativa, perché bene o male gli stessi cittadini quando poi vengono coinvolti nel processo decisionale, così come è successo a Trieste qualche mese fa quando abbiamo accolto il presidente della conferenza del Comitato delle Regioni, Zizi Costa, se l'abbiamo fatto parlare con alcuni amministratori giovani locali della nostra regione, e gli stessi cittadini si dicono più rappresentati dagli eletti che nel principio di sussidiarietà sono più vicini a loro. Questo è insomma è scontato, però molte volte l'Unione Europea non lo sente, in un'ottica forse di semplificazione del rapporto tra istituzioni europee e cittadini, nella quale la mediazione la fanno loro rispetto ai bisogni come ho detto molte volte non sono strutturati. A noi sta la responsabilità invece di arrivare con proposte strutturate che sentano sì le esigenze dei territori, ma le facciano entrare queste esigenze in un disegno complessivo che si tenga, che sia coerente, che in qualche modo diventi attraverso proprio la condizione di obiettivi anche attraverso un circolo virtuoso che poi porti a far sì che le scelte delle istituzioni europee siano capibili ai cittadini, perché sono capite nel momento in cui si trasformano in interessi generali, perché se invece vengono percepite come frutto di difesa di interessi particolari, ecco che il cittadino si allontana sempre di più dall'istituzione europea. Quindi nella catena di comando, secondo me, un ruolo fondamentale, oltre ai parlamenti nazionali, ce le hanno i parlamenti regionali. Riteniamo anche che per noi, responsabilmente, in ottica di etica della responsabilità e quindi anche della dignità che ha la democrazia rappresentativa, noi siamo pronti come Assemblea Legislativa a affrontare tutti i problemi che sono sul campo, cioè nel senso che crediamo di poter portare un contributo operativo sia in termini di metodo ma anche in termini di contenuti a questo tipo di processo. E le scelte che poi dovranno in qualche modo arrivare a sintesi, e credo che comunque non credo che la deadline del 9 maggio sia una deadline proprio per i ritardi che abbiamo scontato che ci consenta oggi di immaginare un risultato straordinario rispetto a questa conferenza. Credo che più che rispettare i termini forse dobbiamo immaginare che dovremo rispettare i contenuti della conferenza, cioè portare il tempo della conferenza a far sì che poi ci siano contenuti maturi e che condivisi e che riescano realmente a incidere nel corpo principale dell'Unione Europea, perché altrimenti sarebbe un'occasione persa, cioè si attiverebbe una frustrazione se i risultati di questa conferenza dovessero essere limitati, che dal mio punto di vista allontanerebbe ancora ulteriormente il cittadino dalle istituzioni europee. È chiaro che una parte fondamentale rispetto a questo tipo di risposte non può limitarsi unicamente a delle proposte che non incidano sui trattati. È chiaro che la conferenza in questa fase non pone tra gli obiettivi la modifica dei trattati, però noi non dobbiamo avere questa gabbia, almeno come conferenza delle regioni riteniamo che non possiamo avere questa gabbia di riferimento. Noi dobbiamo fare il lavoro che immagini qual è la proposta e l'intervento che le singole rappresentanze locali e di Stato possono fare all'interno di un disegno della nuova Europa, e se queste proposte dovessero in futuro anche avere un'incidenza rispetto alla musica dei trattati se ne parlerà dopo, ma dobbiamo dirlo, cioè dobbiamo avere un punto di caduta dal mio punto di vista di minima, che è quello che riusciamo a dire senza modificare i trattati e incidere rispetto al nuovo modello di Europa. Ma se dal dibattito che emerge dovessero esserci necessità anche di intervenire con decisioni più pregnanti che incidono sui trattati, credo che la conferenza non può non tenerne conto e sbaglierebbe se non dovesse affrontarle. E su questo è chiaro che ci sono alcune cose sulle quali dovremo in qualche modo ragionare. È chiaro che dobbiamo pensare al fatto se il Parlamento europeo debba avere iniziativa legislativa o no. Perché se immaginiamo un'Europa rappresentante dei popoli e delle comunità, non possiamo immaginare che coloro che quelle comunità eleggono al Parlamento non abbiano iniziativa legislativa, e questa sia demandata unicamente ai governi attraverso il Consiglio
al Consiglio d'Europa o alla Commissione, che di fatto è una, diciamo, tecnocrazia, se vogliamo dire, che è nominata dagli stessi governi. Cioè l'esecutivo in questo modo credo che abbia un potere troppo diciamo, forte e pervasivo rispetto a quello della rappresentanza, che viene invece giocata a livello parlamentare. E dobbiamo anche immaginare che, per quanto possibile, anche il sistema di autonomie locali e regionali debba avere una voce non solo consultiva ma deliberativa in qualche modo nelle funzioni europee. Oggi è chiaro che il potere si gioca attraverso il Consiglio d'Europa, la Commissione, il Parlamento con funzione limitata e i Parlamenti nazionali con ulteriore funzione limitata, e quella delle regioni, che rappresenta milioni di eletti direttamente dai cittadini europei, nel Comitato delle Regioni hanno solo una funzione consultiva. Io credo che nella conferenza del futuro dell'Europa un ruolo importante dell'Europa del domani debbano giocarlo con una, voglio dire, con un potere che vuol dire assunzione di responsabilità. Qui è chiaro che essere auditi, per dare consigli va bene, essere consulenti va bene, ma io credo che c'è una maturità del sistema territoriale, delle città, delle comunità, delle regioni, specialmente quelle con potere legislativo nella nostra Europa e sicuramente nel nostro Paese, che sono pronti ad assumersi la responsabilità di intervenire direttamente in quello che è il processo decisionale, perché questo aiuterebbe anche a far sì che poi queste decisioni mediate dalla presenza del rappresentante del Comitato d'Europa all'interno delle istituzioni europee fa sì che le leggi che poi vengono da quelle norme europee, poi statali, nazionali, ma quando vengono spezzate in termini di autonomia dai parlamenti regionali, possano essere, diciamo, già metabolizzate in qualche modo e rese, diciamo così, più operative, più incisive e più in qualche modo capite anche con la mediazione degli eletti territoriali dalle nostre popolazioni. Dobbiamo anche immaginare su questo che un'altra, diciamo così, partita fondamentale che dovrà essere confermata dalla conferenza sul futuro dell'Europa è il nuovo ruolo che l'Europa deve avere. Allora, abbiamo capito dalla pandemia che il modello del rigore, del patto di stabilità, della unificazione attraverso parametri meramente economico-finanziari è fallito o comunque superato. L'ha dimostrato la pandemia col fatto che, rispetto a una linea di tendenza che vedeva l'Europa incidere sugli Stati su una convergenza su parametri unicamente economico-finanziari, sulla quale l'Europa si stava schiantando, possiamo dirlo, creando i sovranismi, creando tutta una serie di resistenze rispetto a quello che stava succedendo, il caso più eclatante è il caso Grecia sicuramente, abbiamo visto che dall'oggi a domani, grazie a una, comunque per colpa, ecco, diciamo, di una pandemia mondiale, ecco, l'Europa ha cambiato completamente il registro, ha trovato le risorse, addirittura è entrata nel debito, nella possibilità di recuperare risorse attraverso un debito non più ascritto agli singoli stati nazionali, ma acquisendolo, così come nell'ottica di solidarietà e sussidiarietà a cui tu, Presidente, facevi riferimento, assumendo a livello europeo. Io credo che questo sia, voglio dire, se una cosa buona la pandemia ci lascerà, tra le tante disgrazie che ci ha portato e difficoltà che ci ha portato a livello sociale, a livello economico e anche a livello psicologico, oserei dire, voglio dire, un segnale l'ha dato, la risposta alla Comunità Europea in qualche modo c'è stata in questo senso, e questo dovrà diventare, dal nostro punto di vista, all'interno della conferenza, strutturale. Cioè ci vorrà un'Europa che sia solidale nei confronti dei propri cittadini e abbia la capacità di interpretare e in qualche modo mettere in coerenza quelle che sono le esigenze non solo degli stati nazionali ma delle comunità, dei popoli e delle regioni che compongono l'intera Europa. E allora questa capacità, voglio dire, di solidarietà europea, e ognuno deve fare la propria parte, deve far sì che ci sia una continuità sugli investimenti, perché l'Europa come linea tendenza non dovrà avere più quella di tendere tutti a parametri economico-finanziari
entro alcuni range. Anche quello è importante, però la cosa più importante che la conferenza dovrà invece sancire è quella che la convergenza deve essere di carattere della giustizia sociale, cioè la convergenza dell'Europa deve far sì che le risorse devono essere, diciamo così, funzionali a quello che è il patrimonio europeo comune di tutti gli stati e le comunità, tenda a una questione di giustizia, di libertà che sia la più possibile comune all'interno dei paesi, perché se questo non avviene gli squilibri chiaramente manterranno sempre, diciamo così, egoismi che invece di convergere verso l'unità porteranno in qualche modo alla disgregazione. E, credo anche, per concludere, che all'interno di questa situazione sulla quale dobbiamo insistere e sulla quale insomma c'è dal mio punto di vista un'assunzione di responsabilità anche da parte degli eletti, di tutti gli eletti a qualsiasi livello, è quella di recuperare attraverso la capacità di rappresentanza che noi eletti dovremmo avere nei confronti dei cittadini anche un nuovo rapporto fra eletti e coloro che ci eleggono, perché se uno percepisce che le scelte che vengono fatte in un'istituzione sono funzionali alla riattivazione dell'ascensore sociale, cioè della capacità che quelle scelte portano al fatto che i nostri figli abbiano opportunità maggiori di quelle che abbiamo avuto noi, ecco che credo che su questo si attiva un percorso di fiducia, così come è stato in Italia del boom economico e successivamente, di fiducia che fa sì che oltre che a aumentare dal punto di vista della fiducia nelle istituzioni, la percezione della politica nei confronti dei cittadini, aiuta anche a un riavvicinamento del cittadino perché capisce che le proprie scelte possono essere in qualche modo funzionali a un progresso che riguarda non solo lui, la sua famiglia, le sue comunità, il suo territorio. Quindi forse si può anche, diciamo così, rispondere a quella, voglio dire, disaffezione che c'è, si è vista anche ultimamente nelle elezioni, nel quale il cittadino ormai non va a votare neanche per il proprio sindaco, cosa che insomma figurarsi poi per altre istituzioni più lontane. E allora è una conferenza sul futuro Europa ha anche questa responsabilità, cioè di far sì che il cittadino europeo abbia da una parte la consapevolezza che la rappresentanza sia una rappresentanza di interessi diffusi per il bene comune e che tocchino anche lui, e dall'altra parte anche una, diciamo così, capacità di far sì che queste scelte avvengano mediate dalla rappresentanza, dalla vicinanza di chi decide rispetto al cittadino, perché diciamo, scorciatoie diverse rispetto a quella della democrazia diretta, istituzioni europee, cittadini, interroghiamo, capiamo, magari li sondaggiamo, capiamo dove vogliono andare e lì gli diamo le risposte, credo che invece sia una risposta diciamo, limitata proprio dal punto di vista del processo democratico. Non voglio dire che si possa avvicinare a processi autoritari, però è certo che questo tipo di percorso, senza la mediazione, voglio dire, di un confronto che è difficile, faticoso, ma dal confronto difficile e faticoso di interessi diversi si può trovare la convergenza verso l'interesse comune alla ricerca del bene comune, credo che altrimenti sarà quella della conferenza un'occasione persa. Dovremmo in qualche modo appunto immaginare che insomma recuperare una dignità alla democrazia rappresentativa in termini di formazione, in termini di competenza, in termini di risultati poi concreti per quanto riguarda la vita di ogni singolo cittadino, di una singola comunità, per le imprese, per tante cose si possono dire, no? Rispetto anche a quello che è, voglio dire, la necessità che questa conferenza ci lasci un'Europa meno tecnocratica, cioè meno basata su principi unicamente, voglio dire, tecnici, che sono anche necessari, ma che devono essere mediati da una capacità, come diceva qualcuno, anche di interpretare il profondo del bisogno dei cittadini che vengono governati. Non solo, voglio dire, le regole, ma anche le motivazioni per cui quelle regole diventano patrimonio comune. E nel momento in cui diventano patrimonio comune, condivise
fino, diciamo così, dal singolo cittadino. Allora il singolo cittadino si sente in qualche modo capito dalle istituzioni europee, e una volta che si sente capito credo che possa anche aderire rispetto a una linea di sviluppo e di progresso che questo deve avere. Queste sono insomma le considerazioni che abbiamo svolto all'interno del coordinamento, sono considerazioni di principio. Le cose poi più tecniche, Presidente, ti saranno mandate attraverso sia il documento che abbiamo approvato di, come dicevo prima, di sintesi dei principali, delle principali decisioni che le istituzioni europee delle singole consigli regionali hanno stilato nell'anno passato, quelle che faremo sul 22 e spero in accordo e in collaborazione con il Parlamento. Sia il documento sarà trasmesso, che la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle province autonome ha già licenziato una prima bozza alcuni mesi fa, e sul quale ci sono alcune di queste considerazioni che in maniera così forse confusa, ma diciamo così sentita, ho cercato di trasmettere alle commissioni, che ringrazio ancora per l'audizione. Bene, grazie Presidente, e ti ringrazio di questa tua esposizione, e ti ringrazio anche di averci già preannunciato la disponibilità di un documento che sarà utile a tutti i miei colleghi per poter elaborare meglio una propria riflessione. Non mi segnalano interventi. Sì, prego, prego. Grazie, volevo ringraziare il dottor Zanin, sono Emanuela Rossini. La collega Rossini, prego, prego onorevole. No, le volevo chiedere, sarò breve perché sono in viaggio, mi dispiace non essere in presenza lì con voi. E ho apprezzato molto la nota, che la sottolineatura dell'importanza che abbiamo come paese di migliorare la fase ascendente, e anche un po' l'appello a cercare di accrescere una maturità sui territori, anche proprio di partecipazione alle politiche europee, che a me pare sia veramente un po' la mancanza che ancora ha il nostro paese. L'Europa e le politiche europee sono pervasive di tutte le nostre politiche, anche territoriali, ma c'è ancora poca consapevolezza. Le volevo chiedere se secondo lei in che modo agganciare di più le regioni anche nel lavoro di attuazione delle normative, delle direttive, che purtroppo ci provocano molte infrazioni, ma anche nel accrescere la capacità delle regioni di partecipare, per esempio, alla spesa dei fondi europei che spettano alle regioni. E la mia domanda, appunto, in che modo forse potremmo andare anche verso l'idea di avere una funzione attivata nei consigli regionali proprio dedicata alle politiche europee, quasi da creare una commissione regionale di rappresentanti regionali che si occupano delle politiche europee in concerto col Parlamento. Cosa ne pensa? Bene, grazie collega. Non ho altre richieste di intervento. Io, nel cedere la parola a lei, Presidente, pregandola, diciamo, di essere sintetico perché abbiamo già il dottor Ciambetti che ci aspetta, volevo condividere con la collega Rossini questo tema, perché se l'Europa per noi è il punto di riferimento quando afferma cose che ci piacciono e non lo è più quando afferma cose che non ci piacciono, diventa un meccanismo che funziona male per tutti. È chiaro che bisogna partecipare alle fasi ascendenti della formazione delle leggi, ma è anche chiaro che a volte dobbiamo cambiare qualche configurazione, qualche interesse diffuso che noi abbiamo. L'esempio delle concessioni balneari per me è un esempio clamoroso da questo punto di vista, cioè l'idea di volerci sottrarre ad una discussione europea che ci ha chiamato ad assumere delle scelte è un'idea sinceramente che ci mette in grandi difficoltà anche in senso di credibilità rispetto ai nostri partner europei. Comunque le cedo la parola e la ringrazio ancora per questa sua disponibilità.
Grazie, grazie Presidente, grazie Onorevole Rossini. Sarò telegrafico. Chiaro che nell'Europa del domani dovranno essere molto precise e specificate e anche obbligatorie in qualche modo la responsabilità non solo delle autorità locali ma anche dei parlamenti nazionali nella fase ascendente, cioè non deve essere più lasciata alla volontà o alla discrezionalità dei consiglieri, ma deve essere qualcosa in qualche modo, deve riempire la responsabilità di qualsiasi eletto, perché come è stato detto diventa difficile dopo recuperare scelte su quale non abbiamo partecipato nella fase della definizione, perché è chiaro che l'Europa è complicata e variegata, ma la voce degli interessi locali, delle nazioni, delle comunità vanno portate in quella fase ascendente, così come fanno gli altri paesi, la Germania, la Spagna, che lo fanno molto bene, e quindi nella fase poi di costruzione si trova la migliore mediazione. Una volta che la mediazione è trovata diventa anche facile l'attuazione. Se invece noi stiamo fuori, decidono altri e non conoscendo la nostra realtà, le decisioni hanno impatti negativi su una consuetudine, una storia, una tradizione al nostro paese, alle nostre realtà, poi diventa difficile spiegarle ai cittadini, perché loro diranno: ma dove eravate voi nel momento in cui hanno deciso, così come dicono? E dobbiamo rincorrere dopo noi per difendere quegli interessi generali ma particolari rispetto all'Europa a venirne fuori. È chiaro che su questo l'impegno che abbiamo assunto innovativo come conferenza, lo dico all'onorevole Rossini, è quella di trovare proprio il coordinamento tra tutti i responsabili delle commissioni europee regionali. Abbiamo creato questo coordinamento. Su questo chiedo appunto alle commissioni europee delle Camere e Senato se ci individuano, come ho detto, un referente a cui possa partecipare alle nostre riunioni, in modo da trovare una, diciamo così, linea comune, una sintesi tra lavori del Parlamento e lavori delle regioni, che su alcune procedure, su alcune metodiche si trovino d'accordo per poterle poi definire e anche responsabilmente definire, voglio dire, cioè far capire che sono cose importanti, e questo si può far capire appunto dal confronto e dalla definizione, dalla fatica di trovare una mediazione prima tra regioni, poi tra regioni e Parlamento, e questo è farle diventare patrimonio poi dell'Europa del domani. Io credo che in ultima analisi, e chiudo, dobbiamo sfuggire, lo dico insomma, l'Italia ha avuto grandi problemi di la rappresentanza in Italia per molti anni ha limitato la governabilità. Oggi credo che c'è stata una risposta molte volte in cui per aumentare la governabilità, le decisioni, si è limitata la rappresentanza. La bilancia si è spostata dall'altra parte. Io credo che anche nei confronti dell'Europa noi dovremo ritrovare questo equilibrio tra governabilità, che è necessaria, ma rappresentanza che possa nella governabilità difendere gli interessi generali a cui siamo chiamati oggi noi a rispondere dal nostro pro tempore, dai nostri ruoli che ricopriamo. Bene. Grazie Presidente Zanin, grazie ancora di questa disponibilità. Certamente non ci sottraiamo a questo invito e quindi ne discuteremo con i miei colleghi, ma per quanto mi riguarda sono assolutamente disponibile ad individuare una forma e anche un nostro rappresentante che possa partecipare ai vostri lavori per condividere, diciamo, un impegno, qualche obiettivo comune e soprattutto una linea nuova. Ti ringrazio molto. Grazie. Ti auguro una buona serata e ci risentiamo presto. Prima di salutare definitivamente il dottor Zanin, do il benvenuto al dottor Ciambetti, membro della delegazione del Comitato Europeo delle Regioni alla plenaria della Conferenza sul Futuro dell'Europa. Do il benvenuto e ringrazio della disponibilità a partecipare a questa nostra indagine conoscitiva. Il tema è la conferenza sul futuro dell'Europa, che si è avviata da qualche settimana e rispetto alla quale ci interesserebbe conoscere il vostro punto di vista. Prima di darle la parola le dico che avremmo in disponibilità una ventina di minuti, ma sarebbe anche utile che anche in un momento successivo lei ci possa far avere un documento, una nota con una sintesi di quello che ci dirà oggi qui in diretta streaming, però ci interesserebbe avere un documento da mettere nella disponibilità dei nostri colleghi per una loro valutazione più puntuale. A lei la parola e grazie ancora di essere intervenuto.
Grazie a lei, Presidente, per questo invito e un documento scritto, ho già una bozza che secondo me appunto potrà essere consegnata nel breve termine. Intanto appunto ringrazio per la disponibilità lei, Presidente, e tutti i senatori che si sono resi appunto disponibili in questa seduta. Io faccio parte del Comitato delle Regioni, come il collega Zanin che avete appena sentito. In questo momento dei 18 membri del Comitato delle Regioni che partecipano alla conferenza d'Europa, sono l'unico membro appunto italiano di questa rappresentanza. Ci sono poi altri 12 membri aggiuntivi che sono stati scelti fra i non appunto appartenenti al Comitato delle Regioni, ma rappresentanti degli enti locali europei, e per l'Italia c'è anche la consigliera Bora delle Marche che è stata individuata dal gruppo del PES. Allora, il Comitato delle Regioni ha auspicato tantissimo la partecipazione alla conferenza sul futuro per l'Europa, ritenendola una situazione, una possibilità strategica per poter far sentire la voce degli enti locali a livello comunitario, proprio con l'ottica del migliorare le istituzioni europee dal punto di vista appunto di chi vive sul territorio, siano essi comuni o a livello regionale, le istanze dei cittadini, delle imprese, del mondo civile appunto europeo. Non è stato semplice da parte del Comitato delle Regioni di far parte di questa rappresentanza, e appunto anche l'esiguo numero di membri lo fa anche capire. Però appunto abbiamo partecipato e abbiamo messo a frutto anche le nostre esperienze e le nostre competenze. Noi vogliamo, come Comitato delle Regioni, veramente inserirci nel funzionamento della conferenza sul futuro per l'Europa. Ad esempio, il presidente di Sicosta del Comitato è anche membro del comitato esecutivo della COPE in come status di osservatore. L'organizzazione di attività e di sensibilizzazione e i relativi feedback che possono arrivare dal mondo civile è uno degli obiettivi che ci siamo dati come comitato delle regioni. Penso che il collega Zanina abbia citato l'incontro fatto quasi un mese e mezzo fa a Trieste, appunto ascoltando gli amministratori locali, in particolare i giovani che lavorano nei nostri comuni, nel senso lavorano come rappresentanti istituzionali nei comuni. Quindi noi utilizzeremo questo metodo di fare degli incontri sul territorio, individuando in particolar modo appunto i rappresentanti degli enti locali come interlocutori, ma anche aperti a quello che può essere il contributo dei cittadini. Auspichiamo che la conferenza sul futuro dell'Europa possa dar via ad una seria riflessione su come rafforzare il ruolo dei parlamenti sia nazionali che regionali nel processo decisionale europeo. Una cosa che noi diciamo ad ogni occasione, ad ogni spinto quando ci viene data la possibilità. Sinora la COPE sinceramente non ha prodotto dei risultati tangibili. Siamo consci che siamo ancora nella fase di consultazione e di avvio, però vi assicuro che l'avvio è stato perlomeno, chiamiamolo, discutibile. Io ho partecipato nella mia vita politica e istituzionale a parecchi consigli, a parecchie situazioni in cui appunto si mettevano in moto organismi, però un avvio così difficile, in qualche caso anche rocambolesco, sinceramente non lo avevo mai visto. Ci auguriamo che il lavoro possa veramente prendere corpo, che le conclusioni dei lavori della conferenza, noi lo abbiamo detto più volte, siano in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità che fanno parte dei pilastri su cui si fonda l'Unione Europea, e che non vengano utilizzate strumentalmente le istituzioni europee per spingere verso una maggiore centralizzazione delle decisioni e delle iniziative. Accogliamo con favore l'indicazione di utilizzare ogni opportunità, come dicevo, per consultare i cittadini europei. Tuttavia esprimiamo una forte preoccupazione
per la breve durata che si sarebbe data alla conferenza. Porre un limite già alla prossima primavera vuol dire veramente limitare qualsiasi tipo di dibattito o di analisi e stringere su dei tempi che nulla hanno di logico. Tra l'altro, questa mia posizione che ho detto in conferenza è stata ribadita anche da altri membri del Comitato delle Regioni, ma l'ho sentita dire anche da alcuni parlamentari europei e da alcuni rappresentanti di parlamenti nazionali. Quindi non diamo una deadline, una scadenza troppo ravvicinata, perché altrimenti vuol dire utilizzare poco questo eventuale strumento che potrebbe invece essere utile. La difficoltà anche di comprendere compiutamente la finalità e lo scopo dei gruppi di lavoro. Io vi faccio un esempio personale. Già nella seduta d'inizio dello scorso giugno erano stati individuati 9 gruppi di lavoro. Ci siamo detti in questi mesi come si sarebbe potuto attivare questi gruppi di lavoro, come avremmo potuto noi partecipare e con quale criterio sarebbero stati scelti i rappresentanti da inserire nei vari gruppi di lavoro. Non si è saputo nulla per mesi, mesi e mesi, e lo scorso ottobre la riunione della COFE era prevista, mi pare, il 20 e 21 di ottobre, appunto il venerdì e sabato come giornate di lavoro. Non si capiva e non si sapeva come si poteva appunto operare in questi gruppi di lavoro. Io il 21 sera, cioè il giovedì sera, ho ricevuto alle 22:55 la convocazione per il giorno successivo alle 14 e con l'indicazione che avevo fatto parte del gruppo di lavoro della salute. Ecco, io sinceramente neanche nell'ultimo comune italiano sono abituato a lavorare in questa maniera. Che la conferenza sul futuro dell'Europa abbia questo tipo di modalità, permettetemi, mi pone qualche perplessità. Però vado un attimo a ripercorrere le cose che abbiamo fatto, ad esempio nella seduta del 19 giugno scorso a Strasburgo. Io ho avuto modo di intervenire, ho sottolineato come attualmente le regioni siano responsabili dell'attuazione della maggior parte della legislazione dell'Unione, ma che la nostra influenza nel processo decisionale è marginale e il peso degli enti locali e regionali dell'Unione è minimo. Ciò è anacronistico e diseconomico. L'esclusione delle regioni e anche dei parlamenti nazionali dal processo decisionale è una delle cause della debolezza dell'Unione stessa. Il peso del Comitato delle Regioni a 26 anni dalla sua nascita va reso, dal mio punto di vista, più importante nel processo proprio decisionale nella fase ascendente della creazione della legislazione delle direttive comunitarie. Chi vuole costruire un'Europa dall'alto, partendo da un centralismo burocratico, è destinato, secondo me, al fallimento. E mi permetto di dire che negli ultimi anni questa cosa a Bruxelles si è sentita in maniera importante. Non c'è Europa senza le regioni e città che hanno scritto la storia del nostro continente e che oggi vogliono dare il loro contributo insostituibile nel segno appunto della sussidiarietà e della leale collaborazione fra livelli istituzionali, nel rispetto della nostra storia e della cultura. Non c'è un'Europa senza la protezione dell'ambiente, senza un nuovo patto generazionale, un'Europa della solidarietà e del welfare, che ha sempre contraddistinto l'attività del nostro lavorare, e dico in maniera trasversale, in tutti i paesi europei. Vado avanti. Una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, e lo dico e parlo in una sede dove siamo, mi permetto di dire, rappresentanti eletti dai cittadini, l'enfasi che si è data alla partecipazione dei cittadini comuni alla conferenza sul futuro per l'Europa. Va benissimo, è una cosa importante, è una cosa che ci mancherebbe, perseguita, però va anche spiegato e detto che perlomeno noi, parlo di rappresentanti regionali e rappresentanti del Senato, ogni 5 anni riceviamo un mandato popolare, ogni 5 anni ci presentiamo al popolo per avere appunto anche una pagella magari delle cose che abbiamo fatto gli anni precedenti.
mi va benissimo confrontarmi con i cittadini, è una cosa assolutamente auspicabile, va però anche detto che l'algoritmo con cui questi cittadini sono stati scelti mi pone qualche dubbio. Io rispetto alla democrazia dell'algoritmo preferisco la democrazia delle elezioni. E poi alcuni interventi non è che siano proprio edificanti, vi racconto un aneddoto tanto per darvi l'idea di cosa capita di sentire. Nella Commissione Salute a cui ho partecipato in videoconferenza appunto lo scorso 22 ottobre c'era una rappresentante dei cittadini francesi che spiegava secondo lei l'importanza di avere preservativi gratis a livello comunitario, cosa che va bene, che ha sentito, ci aspettavamo magari anche in una seduta di commissione, il giorno dopo l'ha ripetuto in sede di plenaria. Ecco, probabilmente il dibattito sul futuro d'Europa ha bisogno forse di temi un po' più elevati, un po' più importanti. Noi comunque come amministratori locali e come rappresentanti delle regioni stiamo cercando di portare delle tematiche, dei suggerimenti che sono centrati riguardo appunto al rafforzamento, all'armonizzazione e all'integrazione a livello europeo, che ci deve essere, secondo me, in un processo legislativo, come spiegavo prima, importante e che debba avere appunto poi ricadute tangibili e pratiche dai cittadini e che non venga visto come un appesantimento o un orpello burocratico da fare ricadere appunto sulle nostre imprese e sui nostri cittadini. Io appunto facendo parte del gruppo lavoro della salute ho portato un parere che ho appena fatto come relatore, come membro del comitato delle regioni, un parere che riguardava la salute dell'Unione Europea post pandemia. Ho portato appunto le nostre esperienze e quello che ho raccolto sentendo i colleghi di altre realtà europee e pare che insomma il commissario Šeković che presiede il nostro gruppo di lavoro lo abbia preso come una cosa, uno spunto importante da portare poi in assemblea. La spinta appunto che ci è stata anche ribadita lo scorso 23 ottobre è quella di creare dei panel a livello locale per ascoltare i membri, i cittadini a livello europeo, siano essi amministratori locali, siano essi appunto rappresentanti di associazionismo, portatori di interesse o persone che possono darci un contributo. Ci sono dei panel, dei contributi raccolti attraverso una piattaforma digitale che formuleranno una serie di raccomandazioni che saranno discusse nella plenaria conferenza. Secondo me questi panel digitali dovrebbero essere maggiormente fatti conoscere anche in Italia. Io sto vedendo che in altre realtà europee queste cose sono state veicolate in maniera più incisiva. Qui forse dovremmo proprio come istituzioni italiane far conoscere di più queste cose. Vedo delle partecipazioni italiane magari specifiche e magari preparate da qualche portatore di interesse, da qualche associazione, ma non è una cosa diffusissima nel nostro paese. Il primo panel è un'economia più forte, giustizia sociale, l'occupazione, istituzioni, cultura, gioventù, sport e trasformazione digitale. La capite qua, è un cluster piuttosto importante di argomenti. Il secondo panel è democrazia europea, valori, diritti di uno Stato di diritto e sicurezza. Il terzo panel, cambiamenti climatici, ambiente e salute, ed è su questo che mi sto impegnando io. E poi anche l'Unione Europea nel mondo e la migrazione, quarto panel. Ecco, su questi panel si può dare il proprio contributo, dicevo, dal punto di vista documenti da far arrivare a livello informatico digitale. Quindi, secondo me, ripeto, come istituzioni dovremmo far conoscere di più questa possibilità. Altra cosa che ci è stata raccomandata, ma dicevo, il collega Zanin lo ha già iniziato in Friuli, quello di garantire la sensibilizzazione a livello territoriale promuovendo una serie di dialoghi locali che si svolgeranno nel corso della fine del 2021 e poi nel 2022. Vado un po' verso la conclusione. La prossima conferenza è programmata tra il 17 e il 18 dicembre, sempre a Strasburgo. Devo dire che siamo sicuramente a poco dall'appuntamento appena avvenuto
a fine ottobre, però nulla di più si è mosso dopo appunto quelle due giornate di lavoro. Noi ci aspettiamo che la conferenza sul futuro dell'Europa possa veramente dar via a una seria riflessione su come rafforzare il ruolo degli eletti a livello nazionale e a livello locale. E ci auguriamo che la non attività, che ripeto, ho avuto modo di toccare in maniera tangibile in questi mesi, spero non sia il metodo di lavoro che ci troveremo di fronte nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, altrimenti veramente rischiamo di perdere un'occasione tutti quanti per portare qualcosa di concreto effettivamente nella riorganizzazione delle istituzioni europee. Io non vorrei che appunto questo andamento a scartamento ridotto serva a non toccare nulla e a non intervenire su nulla. Non vorrei che appunto annacquare troppo il dibattito facendo parlare magari portatori di interesse singoli o puntuali e precisi, non serve invece a guardare a un grande disegno di un'Europa che sia efficace, efficiente rispetto anche a tempi decisionali che per molte cose non sono sempre all'altezza delle aspettative dei cittadini. E soprattutto, ripeto, rifuggo, e l'ho portato anche come esempio, a un eccessivo centralismo europeo, e ho portato l'esempio, ad esempio, appunto dell'acquisizione, della centralizzazione dell'acquisto dei vaccini, che magari adesso non ce lo ricordiamo, ma l'acquisto centralizzato da parte della DG Santé della Commissione europea ha fatto sì che dei contratti che magari normalmente a livello di enti che si occupano di rapporti con le case farmaceutiche mettono dei termini e dei vincoli ben chiari, e invece quello che è successo per quanto riguarda l'acquisto di vaccini, specialmente nei mesi di marzo, aprile, maggio, fino a giugno del 2021, ha comportato un rallentamento nelle forniture e una difficoltà appunto nei primi mesi di avere il numero di vaccini adeguato per quanto riguarda invece le esigenze che c'erano della popolazione. Questo è il classico esempio che centralizzare troppo, e magari appunto sbagliando o avendo un contratto non così puntuale e preciso come invece, meno come sistema regionale, noi in Italia siamo abituati a fare, ha comportato, secondo me, ripeto, un ritardo non accettabile, specialmente in quel momento di emergenza. Quindi ecco, un po' disincantato dall'inizio di questa conferenza, e ripeto, io ho lavorato per esserci e non sono un euroscettico, però ripeto, qualche dubbio ce l'ho in questo momento. Presidente, prego. Bene, grazie di questo intervento. Prima di passare la parola al senatore Alfieri, che è collegato per una domanda. Ci sono anch'io, Presidente. Prego? Ci sono anch'io, mi aggiungo. Con grande piacere. Mi permetto di, diciamo, mi ha colpito nel suo intervento questa, tra virgolette, di differenza nell'immaginare che la deadline della primavera per il dibattito fosse troppo corta, ma rimproverare all'Europa di prendersi troppo tempo per esprimere delle decisioni o per completare dei processi. Io credo che ci sia la necessità di completare un dibattito, di farlo nel dettaglio, nel merito, per poter dare questa nuova anche frontiera, completare questa nuova frontiera all'Europa, però credo che ci sia la necessità anche di affrontarlo con determinati tempi, ma questo è il mio punto di vista. E do subito la parola al senatore Alfieri, al quale chiederei, diciamo, di essere sintetico e di stare alla domanda. Prego. Sì, Presidente, no, ne approfitto perché essendo non solo membro della Commissione sul futuro dell'Europa, ma essendo co-presidente del gruppo Migration, mi sembrava, insomma, corretto condividere alcune delle preoccupazioni e poi anche una domanda che è un invito. Sulla preoccupazione l'abbiamo condivisa tutti, cioè il fatto che si è arrivati dopo un lungo negoziato a costruire la partenza della conferenza del futuro d'Europa, però in parte era inevitabile perché un'esperienza di democrazia partecipativa
molto molto complessa perché tiene insieme diversi livelli, tiene insieme il Parlamento europeo, i Parlamenti nazionali, il Consiglio, la Commissione, il Comitato delle Regioni, le associazioni, le rappresentanze delle associazioni di categoria a livello europeo, delle forze sociali. Davvero un esperimento complicato nella sua partenza. Adesso vale la pena provare a giocarlo, però, perché spesso ci lamentiamo che non ci sono occasioni per discutere in formati diversi, innovativi del futuro dell'Europa. Accogliamo questa occasione come un'occasione che possa essere non solo come rischia di essere un grande talk a livello europeo, ma la possibilità di mettere alcuni punti che poi possono diventare decisioni politiche o perlomeno aprire un dibattito se sia necessario o meno rivedere i trattati, aggiornarli alle sfide che abbiamo davanti. D'altronde dal 2007 che non si tocca più con il Trattato di Lisbona i nostri trattati, e insomma di acqua ne è passata sotto i ponti. Quindi le difficoltà che ha vissuto il nostro interlocutore sono le difficoltà che ho vissuto anch'io, l'abbiamo saputo all'ultimo momento, il tema dei gruppi lavori. È chiaro che c'è stato un lavoro complicatissimo e difficilissimo per mettere insieme i diversi territori, le diversità geografiche, la questione delle differenti famiglie politiche, le questioni che riguardano alcuni paesi che sono più attenti a alcuni temi piuttosto che altri, come insomma l'Italia oppure i paesi della sponda sud sui temi appunto delle politiche migratorie. E sull'attenzione ai cittadini, è vero che poi alla fine insomma noi siamo tutti sottoposti al voto, però se vogliamo provare qualcosa di innovativo ci sta che sperimentiamo un'apertura ai cittadini, anzi io dico che dobbiamo essere anche un po' flessibili nelle modalità di ascolto dei cittadini. Ho proposto al comitato esecutivo di costruire magari degli spazi di dialogo prima dei gruppi di lavoro riservati ai cittadini in cui i presidenti li possano ascoltare, perché è chiaro che noi siamo abituati magari in sede europea a intervenire in 2 minuti, 1 minuto, 3 minuti, ma i cittadini no, se devono provare a articolare una posizione è più complicato. E il tema che appunto pongo è anche come il Comitato delle Regioni, i rappresentanti delle regioni e dei comuni, in Italia le nostre rappresentanze possano dare una mano a spingere sulla conoscenza della Conferenza del Futuro dell'Europa, sul portale, sulla possibilità di scrivere le proprie proposte, di farle commentare. Serve un'alleanza fra tutti. Ecco, come dal vostro punto di vista potete contribuire? Perché io sono sicuro che non potrà essere una manifestazione di massa, ma non può neanche essere solo per addetti ai lavori, se no rischiamo di perdere questa occasione. Ecco, vi siete posti anche voi il tema di come provare a mettere a disposizione strumenti e capacità di coinvolgimento per far conoscere l'occasione della Conferenza del Futuro dell'Europa? Grazie senatore Alfieri. Senatore Candiani, anche lui per una domanda. Grazie Gruppo Presidente, sarò Lega molto breve e Senato, anzitutto saluto il 14°. Presidente Ciambetti e voi. Sarò breve anche perché sono in auto e qui il segnale purtroppo vicino a Firenze va e viene. Questa volta Che però cosa non ci volevo? regali l'immagine dell'auto, volevamo vedere se è la stessa dell'altra volta o se l'hai cambiata. Non ne vale la pena Presidente, non ne vale la pena. La stessa ma in galleria pubblica per di più. Presidente Ciambetti, una considerazione perché come già collega Alfieri ha sottolineato, a me preoccupa molto i termini che ha descritto prima anche Togli l'immagine che si da sente meglio. parte delle modalità di confronto. Cioè, la destra è una riunione. Come Presidente Stefano ha sempre ragione, vedi? Beh. Ecco, perfetto. Come dicevo, la cosa che mi preoccupa è appunto questa modalità che appare molto impostata ad essere formale, non sostanziale. Abbiamo fatto l'audizione, abbiamo ascoltato, dopodiché si decide in termini strettissimi. Ecco, io su questo mi limito a questa considerazione. Attenzione, gente, a non trascurare che o si rinnova adesso e si entra veramente sulla carne viva di quello che sono le istituzioni europee in termini proprio di condivisione democratica in questa fase dove tutto può essere messo in discussione, tenuto conto che ciò che era il vecchio mondo è alle spalle, quello che abbiamo davanti necessita di nuove regole, oppure rischiamo una deriva sicuramente in termini di accentramento, andando verso una modalità che proprio per l'incapacità di trovare delle misure che consentano il coinvolgimento, accentrerà tutti i poteri essenzialmente.
in una Commissione europea. Ricordo a me stesso che l'interesse generale non è mai la sommatoria dei singoli interessi particolari. Ecco, cosa che appare molto evidente è che l'interesse dell'Europa spesso e volentieri appare come corrispondere a quello di alcuni singoli. E in questo senso anche il meccanismo che poi si è costituito, che sia Visegrad da una parte, piuttosto che il rapporto bilaterale Francia-Germania o ancora i paesi cosiddetti frugali, appaiono dei denominatori comuni, se non vogliamo chiamare delle correnti di pensiero all'interno dell'Unione Europea, che a loro volta impediscono sostanzialmente una declinazione in termini di interesse generale. Questo per dire che cosa? E concludo. L'impostazione a cui noi dovremmo tendere è quella di rompere i confini nazionali per arrivare alla mitica Europa delle regioni, cosa che oggi mi sembra di percepire quanto più lontana dalla realtà sia mai stata. Ma non dobbiamo demordere, soprattutto nel pretendere un coinvolgimento democratico. Non basta un Parlamento eletto che poi non ha possibilità di far leggi, occorre anche, a mio avviso, una democrazia a livello degli organi di governo dell'Unione Europea e superando le divisioni tra Stato in termini di stati di livelli di influenza e di cerchie di interesse. Grazie. Bene, grazie senatore Candiani, collega Candiani, grazie anche della completezza dell'intervento. Non vedo altre richieste di intervento. Cederei quindi la parola al dottor Ciambetti, al presidente Ciambetti, per una sua breve replica, salutandolo, ringraziandolo della cortesia, e ti chiedo anche scusa, non ti avevo riconosciuto nel video. Abbiamo, e questo è gravissimo. Abbiamo condiviso un po' di sedute di conferenza delle regioni quando io facevo un altro mestiere. Ti ringrazio della tua disponibilità e ti cedo la parola, ricordandoti poi di mandarci una copia dell'intervento che hai realizzato qui sulla mail della segreteria della Commissione. Grazie. Presidente Dario, assolutamente a disposizione. Prima una breve considerazione sulle tue riflessioni dopo il mio intervento. Io appunto, quando parlo di tempi lunghi dell'Europa, parlo di atti esecutivi, atti su cui poi appunto devono rapportarsi imprese, cittadini o altro. Qui stiamo parlando in pratica di un'assemblea costituente. Dare una deadline così vicina, secondo me, è veramente riduttivo e probabilmente può limitare di molto il dibattito, che invece potrebbe essere franco e costruttivo. E qui riprendo quanto diceva il senatore Altieri: la partita va assolutamente giocata. Io sono convinto che questa cosa va messa in pratica e va utilizzata questa occasione, perché non è un'occasione appunto che passa ogni anno, ogni 5 anni, è una cosa storica per l'Europa. Però ecco, mi permetto il mio disincanto, perché ripeto, ero partito con grande voglia e con grande spirito per mettermi a disposizione, e i primi mesi sinceramente non sono stati così produttivi. Ripeto, faccio parte del gruppo Lavoro Salute, il presidente Sekovic, il commissario Sekovic, lo ritengo persona assolutamente concreta e mi auguro possa anche dar da fare appunto ai membri del gruppo di lavoro salute. Quali strumenti come sistema delle regioni pensiamo di mettere in moto? Penso che il collega Zanin lo abbia detto prima: noi ad esempio, come presidenti dei consigli regionali, abbiamo raccolto, attraverso un lavoro che è arrivato anche dalle commissioni affari europei delle varie regioni, dei contributi in un documento che, come Sistema Italia, noi per quanto riguarda i consigli regionali metteremo a disposizione. Io in questo momento sono anche capo della delegazione italiana al Comitato delle Regioni e ho rimbalzato a tutti i colleghi, a tutti i membri, sia effettivi che supplenti, questa possibilità di raccogliere dai territori input, dei contributi, anche critiche se serve. Quindi, come sistema istituzionale, noi abbiamo attivato quelle che sono stantenne. Dobbiamo anche, e lo faremo sicuramente nei prossimi mesi, almeno come sistema dei consigli regionali, pubblicizzare, dicevo,
le quattro possibilità, le quattro piattaforme che sono rese disponibili in questi panel appunto su piattaforme digitali, per, ripeto, farli conoscerli e far sì che chi è interessato a questi temi possa dare il proprio contributo. Condivido le preoccupazioni del, ho detto prima il mio intervento, del senatore Candiani. Effettivamente c'è in atto un tentativo di centralizzazione a livello europeo. Quello che ho portato prima come esempio negativo, quello dell'acquisto dei vaccini, è una delle cose, ma in tanti altri settori sentiamo che da parte, non tanto dei commissari, mi permetto di dire, ma da parte di una seria e ormai stratificata burocrazia europea, un tentativo di far passare dei documenti e delle iniziative e degli atti che portino un po' troppo verso al centro momenti decisionali e magari blocchi a livello dei singoli stati. Quindi su questo, almeno come sistema delle regioni e come comitato delle regioni, dico tutto in maniera trasversale, c'è su questo una spia accesa nel cruscotto, perché assolutamente è l'ultima cosa che serve in questo momento all'Europa, centralizzare troppo le politiche decisionali e anche le politiche di iniziativa e anche di spesa, e invece c'è bisogno di un'Europa che abbia delle antenne efficaci e efficienti sul territorio, e come sistema delle regioni noi riteniamo di avere forse più il polso della situazione rispetto a qualcuno che vive tutto l'anno a Bruxelles e non sa cosa capita a Malta o cosa capita a Siena Jokke in Finlandia, e forse l'aiuto delle regioni anche all'Europa in questo momento potrebbe essere utile per veramente avvicinare di più le istituzioni europee ai cittadini. Io chiuderei qui, senatore, e ti mando il contributo. Grazie ancora, un caro saluto e a presto risentirci. Chiamerei in collegamento il dottor Menesini, presidente della provincia di Lucca e componente del consiglio direttivo dell'UPI, per conto dell'Unione delle Province Italiane. Buonasera e grazie di questa tua disponibilità. Il tema è la conferenza sul futuro dell'Europa, come commissioni terza e quattordicesima di Senato e Camera stiamo sviluppando un'indagine conoscitiva per poter realizzare, per poter costruire una nostra posizione condivisa. Io ti darei la parola, avremmo anche superato i tempi, ma abbiamo una ventina di minuti a disposizione, ti pregherei, diciamo, di stare dentro questi tempi e magari di lasciarci anche qualche minutino nel caso in cui qualche collega collegato in remoto volesse porre qualche domanda o qualche richiesta di chiarimento. Intanto ti ringrazio e ricordo anche a te del documento, ci farebbe piacere ricevere una nota di sintesi dell'intervento che ci produrrai ora per consegnarla a tutti i componenti per un'analisi più di dettaglio. Grazie, a te la parola. Grazie Presidente, buonasera a tutti i componenti delle commissioni riunite, buonasera anche al Presidente Ciambetti, che nello specifico è anche Presidente appunto della capodelegazione della delegazione italiana al Comitato delle Regioni, di cui appunto io mi onoro di farne parte. Beh, il dibattito sulla conferenza sul futuro dell'Europa è sicuramente una grande intuizione che è stata lanciata un po' di anni fa ormai, e che il Covid ha di fatto rinviato nel suo processo, diciamo, attuativo, e che poi finalmente il 9 maggio scorso ha visto l'avvio. Oggi siamo all'8 novembre, quindi sono passati parecchi mesi, però ci sentiamo di dire che siamo ancora in una fase, diciamo così, iniziale, non è ancora decollato questo dibattito, questo confronto, l'obiettivo di portare, aprire una discussione con i cittadini, di fatto oggi resta relegato nelle stanze delle istituzioni e della politica.
Quindi questo è il primo elemento critico da evidenziare. E anche la questione che ci dobbiamo porre, come possiamo fare in modo che un confronto sul futuro dell'Europa possa, e che aveva l'obiettivo e dall'obiettivo appunto di partire dal basso, di partire dai cittadini e di far sentire i cittadini appunto partecipi sul futuro dell'Europa, come può essere riattivato. E credo che questo sia fondamentale, il ruolo appunto di ogni istituzione che oggi qua consultate, il ruolo delle vostre istituzioni è estremamente fondamentale, perché l'Italia, che è un paese anche che si è sempre caratterizzato, salvo alcune parentesi, come paese euroentusiasta, possa portare la propria voce, possa portare il proprio punto di vista. E questo deve avvenire, avviene in un momento che è ancora più delicato. È ancora più delicato e può anche chiamarci ad un ruolo dell'Europa rinnovato rispetto al passato. Il primo è la questione del Covid, la risposta che è in corso anche a livello europeo, con le sue ombre e anche ovviamente con i suoi punti di forza, il Next Generation EU, e anche cosa vuol dire il Next Generation da un punto di vista di debito europeo. L'altro elemento, a partire da un punto di debolezza, da una criticità che è avvenuta, la Brexit, l'uscita del Regno Unito, anche questo diventare un punto di forza, un'occasione anche di rilancio. Di rilancio in un momento nel quale abbiamo visto emergere populismi, emergere anche sentimenti anti-europei in maniera molto forte, e credo che questo, il primo dato che questo ci dice, è la lontananza che i cittadini sentono rispetto alle istituzioni europee. E quindi anche se le istituzioni europee dovessero fare del buono, si rischia che questo non venga compreso. Questo è un dibattito anche che facciamo in maniera molto forte, spesso all'interno del Comitato delle Regioni stesse, tra l'altro una delegazione del Comitato delle Regioni, di cui anche il Presidente Ciambetti partecipa alla conferenza sul futuro dell'Europa in maniera molto 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 attiva. Le sfide che abbiamo di fronte sono diverse, lo dicevano anche chi mi ha preceduto, il tema della sanità, il tema del cambiamento climatico, i temi anche legati ad una difesa europea, e quindi anche ad un contesto internazionale che sta mutando molto velocemente e che ci chiede più Europa. E allora su questo la prima questione è chiedersi quanto poi i parlamenti nazionali siano disposti a cedere, tra virgolette, sovranità per dare una risposta su questi aspetti. Dicevo, e torno un po' all'inizio del mio ragionamento, la necessità appunto di un coinvolgimento dei cittadini a 360 gradi, senza l'ambizione di coinvolgere tutti, ma di portare questo dibattito fuori dalle stanze della politica. Tra l'altro un dibattito che vede anche l'utilizzo di piattaforme digitali, e quindi anche queste come strumento estremamente interessante sul quale costruire nuovi rapporti tra politica e cittadini, tra istituzioni e cittadini stessi. In un momento nel quale a livello europeo stiamo vivendo anche una crisi dei partiti a livello politico, e quindi creare dei nuovi collegamenti e dei nuovi strumenti di dialogo stesso, che non è democrazia diretta, ma permette sicuramente ai rappresentanti di avere un confronto sempre vivo e vivace, di ricreare un collegamento, diciamo, con il sentimento dei cittadini stessi. Come province noi stiamo partecipando anche al comitato organizzativo COFOE, che è stato appunto istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e su questo ci siamo presi l'impegno su due aspetti in maniera molto concreta e abbiamo già iniziato ad affrontarli. Il primo è quello di una sensibilizzazione a livello delle province a livello nazionale, quindi una sensibilizzazione che è iniziata all'interno del comitato direttivo, che ha visto l'elaborazione di un ordine del giorno che è stato inviato a tutti i presidenti, a tutte le province che vivono un momento anche di passaggio dei consigli provinciali dopo
la tornata elettorale di ottobre, stiamo andando verso la tornata elettorale delle provinciali per il 18 di dicembre, ma che subito dopo, appunto, l'obiettivo è quello di portare in seno ai consigli provinciali la discussione su questo ordine del giorno, sull'importanza del processo, sugli elementi, i punti, diciamo, cardine di questo processo e la richiesta anche di capillarizzare ulteriormente questo dibattito e quindi le province intese come casa dei comuni che portano quell'ordine del giorno anche all'interno di ogni singolo consiglio comunale. Quindi in questo modo arrivare, aprire la discussione con gli eletti a livello comunale e a livello provinciale su questo processo. Il secondo aspetto è quello di fare un lavoro soprattutto con le scuole superiori, quindi con il coinvolgimento dei giovani, che anche in questi giorni li vediamo molto impegnati su questioni di carattere internazionale, di carattere appunto legato al clima, e quindi fare un'azione che sia di sensibilizzazione delle nuove generazioni e soprattutto di partecipazione, organizzare dei momenti, che siano workshop, che siano convegni, nei quali appunto, grazie anche alla collaborazione delle scuole, si fa un dibattito sui temi principali dell'Unione Europea e poi si partecipa alla piattaforma digitale portando questi contributi. Due sollecitazioni su due aspetti che credo il Parlamento nazionale possa avere un ruolo importante. La prima considerazione è il fatto che a questo punto la scadenza di maggio 2022 è troppo ravvicinata. Quindi l'esigenza di avere una COFOI che possa proseguire rispetto a questa data, che tra l'altro coinciderebbe anche con le elezioni francesi, quindi in un momento molto delicato. E da questo punto di vista, sicuramente, visto il processo che oggi è in corso, e questa audizione appunto ne sta anche a significare, sicuramente più tempo sarebbe utile per arrivare ad una vera e propria capillarizzazione. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, ma qui non riguarda solo appunto la COFOI in quanto tale, ma riguarda anche gli assetti istituzionali a livello europeo. Noi siamo convinti che un ruolo maggiore delle istituzioni locali, delle autonomie locali, che siano regioni, che siano province, che siano comuni, in quella che è la vita europea sia estremamente fondamentale. Dobbiamo creare un ponte tra i cittadini e l'Europa. Questo ponte può essere mediato da quella che è l'istituzione più vicina ai cittadini stessi, e in questo caso appunto il comune. E allora su questo, ecco, in questa revisione generale che c'è bisogno anche sulla base delle premesse che dicevo prima, revisione quindi anche dei trattati dopo ormai un po' di anni e comunque siamo in una fase completamente nuova dell'Unione Europea sotto questi aspetti, ecco il ruolo del Comitato delle Regioni e il ruolo delle istituzioni locali è sicuramente un ruolo da rivedere e un ruolo da potenziare per poter dare più democrazia a quello che è il processo europeo in corso. Grazie. Grazie Presidente, non registro richieste di intervento da parte dei colleghi, quindi ritengo che il tuo intervento sia stato chiaro e reitero la richiesta perché tu ce lo possa fare avere anche in forma scritta per metterlo nella disponibilità di tutti. Io ti ringrazio molto di questa tua cortesia puntualità. E anche di aver mantenuto i tempi, cosa non rara che l'Europa spesso ci chiede di fare, diciamo, alla richiesta alla quale ancora non ci siamo molto abituati. Comunque, ora, a prescindere da ogni battuta, che lo faccio in confidenza e per stima, questo tema del periodo troppo breve lo registro ancora. Da te, ce l'aveva anche detto prima il Presidente Ciambetti, sinceramente è un tema che terremo nella nostra discussione perché nel nostro ambito invece avevamo registrato
una voglia di provare a dare un contributo in maniera un po' più tempestiva, proprio perché questa fase di cambiamento alla quale siamo chiamati e sulla quale l'Europa, diciamo, in qualche modo si è dimostrata disponibile, ad essere presente, ci chiama forse tutti quanti ad assumere delle decisioni. Ma lo terremo certamente in considerazione e avremo modo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di riaggiornarci e di fare il punto insieme. Intanto ti ringrazio molto e ti auguro una buona serata. Grazie, grazie Presidente, grazie a tutti i commissari. A presto, buon lavoro. Grazie. Dunque, procediamo. Dovrebbe essere già in collegamento il dottor Bussone, presidente dell'UNCEM, Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani. Buonasera, presidente, e grazie di questa tua disponibilità e presenza. Vedo qui con me che ci avete già inviato un vostro documento e di questo vi ringrazio. Sentitamente, lo metteremo subito nella disponibilità di tutti i commissari. Le darei la parola, per esprimerci il vostro punto di vista rispetto alla conferenza sul futuro dell'Europa. Stiamo realizzando questa indagine conoscitiva, come terza e quattordicesima commissioni esteri e politiche europee di Camera e Senato. Saremmo felici di conoscere il vostro punto di vista, sapendo che oggi comunque è uno spazio intermedio, perché avremo poi successivamente un momento di confronto conclusivo quando noi elaboreremo la nostra posizione anche in forza di quello che ci vorrete dire oggi e nelle occasioni successive. A te la parola, Presidente. Grazie Presidente, saluto tutti i suoi colleghi, gli onorevoli deputati e le deputate, i parlamentari, senatori e senatrici. Grazie per questa occasione. L'UNCEM, come già hanno ribadito anche chi mi ha preceduto, fa parte di un gruppo tecnico che sta lavorando sulla conferenza con vertici dei ministeri, in particolare degli esteri, e stiamo lavorando per evidenziare il ruolo importante che hanno gli enti territoriali, gli enti locali, si diceva delle province, non di meno i comuni piccoli e grandi, e in particolare i comuni piccoli dei territori rurali, delle aree montane italiane, ma europee, mi sento di dire, hanno un ruolo strategico nel coinvolgere le cittadine e i cittadini nei percorsi di costruzione delle nuove opportunità, nonché nella definizione di nuove forme di partecipazione. Abbiamo lavorato proprio nelle ultime settimane a un ordine del giorno, come si diceva, condiviso anche con le altre associazioni degli enti locali, che verrà inviato affinché nei consigli comunali, luogo di espressione della democrazia, luogo dove ci si può confrontare, forse lontano da logiche partitiche, ma in particolare nei piccoli comuni, dove le liste civiche possono confrontarsi, animare dei dibattiti all'interno dei consigli e poi portarli all'esterno con iniziative per i cittadini, con il terzo settore, con le imprese, con le scuole. Ci crediamo molto, può sembrare banale e semplice un ordine del giorno da discutere nei consigli insieme a tanti altri. In realtà vogliamo dare un fil rouge a tutte le iniziative e a tutti questi ordini del giorno nel paese, nei comuni piccoli e grandi del paese, affinché diventino realmente uno strumento di dialogo e di costruzione di politiche. Dicevo l'importanza di coinvolgere tutti, e su questo mi soffermo. È molto semplice parlare, forse più semplice, mi faccia dire, parlare di questi temi all'interno di grandi aree urbane, dove ci sono centri di ricerca, centri di competenza, dove forse è più sentita la vicinanza delle istituzioni europee, vi sono esperienze anche che vengono condivise, finanziamenti già che hanno trovato anche spazio e permettono di raccontare l'importanza delle istituzioni europee all'interno di imprese come di consessi pubblici. Più difficile è nelle realtà più piccole, nelle realtà urbane, nelle realtà montane. Eppure da sempre noi ci impegniamo nel dire quanto Bruxelles sia vicina a
al pari di Roma, sia capace di generare coesione, opportunità e possa contribuire a costruire un'Unione Europea, un'unità europea più forte e più determinante, che appunto vede i comuni non terminale ultimo dei sistemi europei, delle istituzioni europee, quanto invece luogo cardine dell'Europa dei popoli più unita. Allora la coesione diventa uno strumento stesso di partecipazione. L'attenzione che la conferenza per il futuro dell'Europa può avere sull'impegno che vi è nei comuni piccoli e grandi nel generare opportunità ci sembra particolarmente rilevante, ma va ribadito insieme anche ad altri paesi europei che stanno lavorando su strategie per le aree montane, le aree interne di diversa natura, ma che mettono al centro appunto l'impegno che Bruxelles deve avere verso questi territori e verso gli enti territoriali. Non siamo soli in percorsi che possano individuare a livello europeo strategie per le aree montane e le aree interne. Non c'è soltanto un tema di forma, di rapporti che le istituzioni europee dovranno trovare in modo nuovo con i territori, ma vorremmo anche chiedere in questa conferenza sul futuro dell'Europa, ribadire l'importanza di lavorare su dei contenuti. E i contenuti sono quelli della coesione, la capacità di dire come i territori rurali, le aree interne europee, dalle quali molto spesso sono nate anche fenomeni di antipolitica, di lontananza dalle istituzioni, si sono ingenerati meccanismi sociali che non hanno agevolato la coesione. Allora noi dobbiamo invece invertire la rotta e provare a vedere come questi territori extraurbani europei, italiani in primis, possono contribuire a un nuovo percorso di unità, che era quello messo a Ventotene nel manifesto al quale ci ispiriamo. E guarda un po', Ventotene per noi è un luogo simbolo ancora cardine che ci permette di ripartire dai valori europei degli inizi per dire come l'Europa dei popoli si rigenera. La Francia e la Spagna in più di un'occasione hanno ribadito insieme a noi l'importanza di questa coesione fra territori diversi, fra aree urbane e aree montane, quel patto metromontano che più di una volta viene richiamato non soltanto nel nostro paese. Non a caso Francia, Spagna, Germania stanno lavorando anche con la nostra organizzazione di enti locali per dire cosa l'Europa può fare per i territori e deve fare, non solo in termini di finanziamenti, non solo in termini di opportunità economiche che arrivano dal PNRR, dalla nuova programmazione, ma soprattutto in termini di coinvolgimento delle persone, dei cittadini che abitano questi territori. E quello che proviamo a dire anche a livello di strategie macroregionali alpine, ci crediamo moltissimo, in particolare nella strategia macroregionale alpina. Le strategie macroregionali sono quattro e dovranno consentire nei prossimi anni, nei prossimi decenni, di avere realmente un'Europa più vicina ai cittadini. Lo dico perché non sono nuovi stati, non sono nuove organizzazioni, non dovrebbero essere nuova burocrazia, ma sono strategie che sono nate per avvicinare nel futuro dell'Europa le istituzioni e i meccanismi europei, sburocratizzandoli, avvicinarli ai cittadini e alle comunità. È un obiettivo, in particolare nel quadro alpino, cerniera d'Europa, le Alpi cerniera d'Europa, era un vecchio motto di parlamentari europei di diversi schieramenti di una ventina d'anni fa, che andrà recuperato, e noi ci auguriamo che in questa conferenza sul futuro dell'Europa venga recuperato questo senso di Alpi cerniera, che ci sembra particolarmente rilevante nel definire che cosa siamo e come stiamo in relazione. L'Europa ha nelle Alpi una regione centrale, l'Italia ha nelle Alpi la regione che collega il nostro paese con gli altri paesi europei. Abbiamo apprezzato moltissimo l'impegno che ha avuto il nostro paese negli ultimi mesi, nei primi mesi della conferenza, nel coinvolgere i giovani. Già si diceva, lo faremo ancora di più nei prossimi mesi, per coinvolgere le scuole, tutte le scuole di ogni ordine e grado, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. È chiaro che questo coinvolgimento delle scuole, scriviamo anche nel documento, passa in una nuova sensibilità degli educatori, degli insegnanti, che possono raccontare
che cosa possono chiedere un pensiero alto di futuro ai loro studenti, ai ragazzi e ai giovani che incontrano. Mi ricordo sempre, perdonate l'aneddoto, di quando all'esame di Stato, la maturità, il tema sulla Carta Costituzionale Europea era già quella con quella necessità di dire come l'Europa poteva dalla Carta Costituzionale trasformarsi, e posso dire che da lì, in un percorso di pensiero all'interno delle scuole, si capisce anche qual è la percezione che le nuove generazioni, i giovani oggi, hanno rispetto al ruolo del continente più unito, più coeso, non come insieme di stati che stanno insieme per caso, non come due grandi polmoni, si diceva qualche anno fa l'ex presidente Romano Prodi, diceva l'Europa ha due polmoni ma respira con un cuore solo. Noi ci crediamo e vorremmo che in questa coesione ci stia un percorso che non lasci indietro nessuno. Chiudo: il bisogno di un'anima nel quadro europeo, lo dico così, è stato richiamato e ci ha visto condividere come UNCEM un richiamo forte fatto dal presidente del Consiglio Draghi nel suo discorso di insediamento proprio in Senato, se non ricordo male, dove affermava che, essendo uniti nella diversità, l'Italia non esisterebbe senza Europa, e fuori dall'Europa c'è meno Italia. Noi crediamo che in questa necessità ci sia un ruolo più chiaro per tutti i territori e per tutte le comunità. Non possiamo guardare soltanto a questioni economiche, a questioni giuridiche, amministrative, tantomeno all'Europa delle burocrazie, che spesso anche noi come comuni, come amministratori, rischiamo a volte di richiamare e anche di additare negativamente quando non riusciamo a partecipare a quel bando, a intercettare quei fondi, o avere le opportunità che le istituzioni europee, nel quadro europeo, vengono messe a disposizione dei comuni. Eppure dobbiamo guardare oltre, riuscire a comporre un percorso nuovo che non lasci nessuno indietro, tantomeno chi non vive nelle aree urbane, chi ha meno opportunità, guardando anche a quelle nuove e vecchie povertà, non soltanto materiali, che nell'Europa si sono affacciate, si affacciano all'interno della crisi pandemica, della crisi climatica, delle crisi economiche, per provare a riconciliare un percorso che sia realmente di futuro, dove nessuno si sente escluso da un percorso maggiormente di unità del continente. Grazie, Presidente. Grazie a te, Presidente Bussone. Chiedo ai tecnici di... Ecco, c'è la collega. Volevo fare una breve domanda. Sì, prego, la collega Rossini della Camera. Volevo, prego, cogliere l'occasione per fare veramente il mio apprezzamento per il lavoro che l'UNCEM ha fatto in questi ultimi mesi, e siete riusciti veramente a declinare i pilastri, le missioni del PNRR in modo molto ricco di progettualità per i territori di montagna. È stato un contributo molto molto apprezzato e molto importante. Le volevo chiedere, a proposito questo, lei parlava dei contenuti alla conferenza per il futuro dell'Europa. Siccome vi siete occupati del PNRR, il PNRR, il Recovery Plan, cambierà il volto dell'Europa. Tutti i 27 paesi attueranno le stesse missioni. Pertanto mi chiedo, l'attuazione del PNRR sarà un collant proprio per avvicinare i territori nella sostanza, nel costruire l'Europa futura? Ecco, in questo modo, secondo lei, potrebbe proprio essere l'attuazione del Recovery Plan il terreno su cui lavorare di più anche all'interno della conferenza sul futuro dell'Europa? Grazie. Bene, ci sono altre richieste di intervento? No, non mi sembra. Prego, allora, Presidente, per una tua replica. Grazie, Presidente. Io ringrazio l'onorevole Rossini per il suo intervento e anche l'apprezzamento mi sia consentito per il lavoro che si è provato a fare e che si continua a fare. E l'auspicio è che il lavoro sia utile anche alle aule parlamentari e a tutti
i parlamentari che dovranno e che stanno lavorando intensamente su questi temi. Noi siamo a disposizione. Il PNRR è certamente importante nel quadro di un ripensamento anche istituzionale, ma voglio dire di un'Europa di comunità che insieme lavorano e guardano al futuro, che affrontano, come dicevo, le sfide climatica, pandemica ed economica, non l'una senza le altre. Ci aggiungo però anche l'intero quadro dell'NGEU, del Next Generation, sommato alla nuova programmazione comunitaria, perché non dimentichiamoci che lo Stato italiano, ma tutte le regioni, gli stessi enti territoriali, i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane stanno già lavorando sulla nuova programmazione e senza illusioni, senza elenchi della spesa, senza immaginare che si risolveranno tutti i problemi dei territori, hanno però la consapevolezza che il PNRR, sommato alla nuova programmazione, unito alla nuova programmazione, possa consentire di ridurre le sperequazioni e ridurre le disuguaglianze. Io ho ribadito, mi si è consentito Presidente, abbiamo ribadito come UNCEM in più di un'occasione che le sperequazioni evidenziate dal PNRR, che sono tre, quella fra i giovani, le generazioni, fra donna e uomo, e fra nord e sud, fra meridione e settentrione nel paese, a queste tre sperequazioni si somma un'altra sperequazione, che è quella territoriale. Al nord, come al sud, come al centro, come nelle isole, le sperequazioni territoriali fra chi ha accesso, chi è nei flussi, nelle aree montane, nelle aree urbane, sono sempre più forti. E ancora la pandemia l'ha evidenziata. Non si parlava d'altro in un certo periodo degli ultimi 2 anni, e ancora oggi, del ritorno ai territori, del ritorno alla montagna. Credo che il PNRR solo in parte però abbia interpretato queste esigenze, se richiamo le Green Communities, è solo uno, purtroppo, uno dei pochi titoli che nel PNRR hanno dei finanziamenti e ci sono presenti con delle opportunità per i territori. Avremmo potuto fare qualcosa in più e dovremmo fare qualcosa in più sulla nuova programmazione, ma come chiave di lettura io insisto su questa riduzione delle sperequazioni territoriali, delle disuguaglianze sociali, affinché nelle transizioni che viviamo, ecologica, energetica, nessuno resti indietro, che non sia solo uno slogan come quell'andrà tutto bene. Io spero che non sia uno slogan che nessuno resti indietro, lo ricorda il Pontefice, lo ricorda il Presidente della Repubblica, ma che dai due colli più alti non venga soltanto un appello, mi sembra evidente, è un auspicio ed è un'occasione di lavori anche per i nostri sistemi istituzionali e mi ci metto in primis come enti locali. Due ultime parole chiave, Presidente. Smart, l'innovazione per trasformare i territori, che è condizione anche nel futuro dell'Europa per rendere l'Europa più unita e più coesa, e green, non devo dirlo, in questa transizione ancora da Glasgow ci arriva un monito fortissimo, per cui il green non è una parola che mettiamo lì e facciamo greenwashing, ma è veramente uno stile e un impegno decisivo che parte in primo luogo dai nostri sindaci e dai nostri amministratori. Bene, grazie davvero Presidente, a presto risentirci anche su questi stessi temi per gli aggiornamenti che saranno necessari. Io ringrazio tutti gli auditi e non avendo nessuna altra richiesta di intervento, chiudo qui questa audizione di lunedì 8 novembre e vi auguro a tutti quanti una buona serata.